Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e andiamo a vedere le notizie del giorno di oggi. È l'una di notte, il 27.05. Andrò molto velocemente anche perché è tardi, non vorrei rompere tanto le scatole alla mia ragazza perché potrebbe iniziare già a dormire a quest'ora teoricamente. Allora, società energetica ceca accetta criptovalute come pagamento per il crowdfunding dei progetti. Praticamente questa società elettrica che vuole essere finanziata alcuni progetti nella green energy, quindi energia verde, quindi energia prodotta da centrali energetiche, quindi centrali solari o per pale eoliche e quant'altro, quindi tutte le l'energia rinnovabile praticamente. Vuole che venga accettata, vuole accettare tutti gli interventi economici, quindi tutti coloro che vorranno, mi sta venendo la parola, che vorranno dare fondi, ecco, mi sta venendo la parola fondi, dare fondi per quanto riguarda i suoi progetti tecnologici. Sono un po' stanco, non riesco a parlare con alcune parole. Vabbè ragazzi, avete capito, praticamente accetterà criptovaluta per far sì che i suoi progetti tecnologici basati sulla green economy possano prendere vita. Questo perché vuole dare una parvenza di non essere una società antica, ma vuole attirare un nuovo genere di clientela che possono essere logicamente i giovani che momentaneamente stanno utilizzando le criptovalute come metodo di pagamento. E inoltre tutte queste criptovalute verranno poi logicamente convertite in denaro fiat. Questo non vuol dire quindi che le criptovalute che loro riceveranno verranno utilizzate per lavorare, quindi fare trading sul mercato, speculazione. Verranno totalmente cambiate e convertite in valuta fiat, c'è proprio scritta qui, i pagamenti verranno automaticamente convertiti in valuta fiat e questo darà la possibilità all'azienda di poter far entrare nuovi investitori che doneranno dei fondi per questi progetti del settore green energy e quindi di sviluppare la propria capacità di poter produrre nuove fonti rinnovabili. Inoltre una dichiarazione pubblica della banca intitolata "Non avevo paura di Bitcoin". Questo perché? Perché per loro la Banca Nazionale Ceca non afferma che le criptovalute come Bitcoin non presentano una minaccia per il sistema bancario convenzionale, allora momentaneamente, il che in effetti hanno abbastanza ragione, dato che non sono una riserva di valore totalmente sicura e quindi non potrà per adesso essere presa come punto di riferimento al posto di fiat, delle valute fiat. Qui c'è un'altra notizia: il direttore della Bank of England si è definito aperto all'idea di una CBDC, ossia una criptovaluta statale della banca centrale. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della Banca Centrale of England, quindi Bank of England, Mark Carney, ecco, si è definito aperto all'idea di una criptovaluta distribuita da una banca centrale, CBDC. Precisamente non so a cosa corrisponde Central Bank Decentralized Coin, potrebbe essere una cosa del genere, l'ho inventato adesso, speriamo che sia giusto, onestamente. Ditemi voi se qualcuno di voi sa cosa significa CBDC, logicamente si riferisce a una criptovaluta centralizzata della banca, però Central Bank Decentralized, perché D è decentralized, non può essere Centralized Coin probabilmente. Quindi comunque questa criptovaluta loro dicono che potrebbe essere il futuro, ma momentaneamente una criptovaluta digitale nazionale non verrà nel prossimo futuro. Questo cosa significa? Che da qui al, diciamo, 5-6 anni non ci sarà una criptovaluta centralizzata, almeno per quanto riguarda la Bank of England. Inoltre a febbraio di quest'anno Cerny ha fortemente criticato Bitcoin durante un evento tenutosi alla Regent's University di Londra, affermando che la criptovaluta ha fallito per quanto riguarda gli aspetti tradizionali del denaro.
non si tratta di una riserva di valore perché il suo prezzo continua ad oscillare, nessuno la utilizza come strumento di scambio e questo è anche vero, ma infatti è come quando si dice che gli smartphone all'inizio non venivano utilizzati da tutti perché le onde elettromagnetiche, perché costavano troppo e perché erano pesanti, capite? All'inizio c'è sempre qualche problema di fondo. Poi col tempo si riescono a sviluppare nuove tecnologie, a specializzarsi sulla tecnologia principale e quindi a creare qualcosa di nuovo che possa dare una mano a migliorare la tecnologia, come per esempio le criptovalute. E sono sicuro che da qui a 10 anni avremo le prime criptovalute di banche centrali. Infatti, questo mese la Banca Centrale della Norvegia ha rivelato all'interno di un documento la propria intenzione di sviluppare una valuta digitale a supplemento della moneta locale. Questo perché? Perché logicamente avendo una criptovaluta noi avremmo la possibilità di poter fare transazioni immediate tra Stato e Stato senza dover attendere i tempi di trasferimento. Addirittura ultimamente ho avuto un bonifico bancario che è stato effettuato mercoledì di una settimana e mi è arrivato il lunedì della settimana dopo, ragazzi. Cioè ho aspettato mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì 5 giorni, anzi no. Mi è arrivato lunedì, martedì, 6 giorni ragazzi, 6 giorni di attesa per un bonifico bancario. Quindi vi fa capire che è un grosso problema il fatto della momentanea tecnologia che sta dietro alle valute fiat e quindi di trasmissione e transazione di queste ultime tra banca e banca, tra conto e conto, soprattutto tra nazione e nazione. Ultima notizia, il più importante distributore di diamanti al mondo si unisce alla piattaforma blockchain di De Beers. Questo cos'è? Allora, una delle più importanti aziende di distribuzione di diamanti ha iniziato a collaborare insieme a un'azienda che ha una tecnologia blockchain per tracciare dal momento in cui viene scavato e quindi estratto il diamante fino al venditore, tutto ciò tracciando totalmente l'andamento di questi diamanti, perché in questa maniera si dà la totale, diciamo, visibilità e chiarezza per quanto riguarda la vera, insomma, tutta la filiera dell'industria, da quando si recupera a quando si vende. In questa maniera uno sa da dove è arrivato, se realmente è un diamante di una determinata zona, perché probabilmente io ora non ne so nulla di diamanti, ma probabilmente se viene scavato in un determinato posto o in un altro posto, forse potrebbe esserci un valore differente anche in questo caso. Logicamente anche le dimensioni del diamante fanno di questi un qualcosa di veramente particolare. E fino ad oggi, nella miniera della prima volta nell'industria, questo mese Derby ha tracciato 100 diamanti dal valore inestimabile dalla miniera al rivenditore, utilizzando unicamente la tecnologia blockchain, la prima volta nell'industria. Questo proprio è per farvi capire che la tecnologia blockchain, grazie alle criptovalute, sta iniziando a prendere piede, soprattutto nelle filiere distributive, perché è proprio un grosso database nel quale si possono inserire dati, si possono tenere traccia di questi dati fino all'arrivo, fino a un determinato punto. E in questa maniera non possiamo rischiare di perdere questi dati, perché questi dati sono totalmente incancellabili. Un'altra ultima notizia, ieri KGK Diamonds and Alrosa, non so cos'è, due importanti, ah ecco, sono due importanti, cioè due importanti società operanti in questo mercato hanno accettato di collaborare con la startup blockchain D1 Mint Limited per la tokenizzazione dei diamanti. Si ritiene infatti che la tecnologia blockchain possa trasformare l'industria delle gemme preziose rendendo i diamanti naturali un asset più, come
attraente per i vari gruppi di investitori. Ragazzi, sto stanchissimo, non riesco neanche più a leggere, intanto mi si appanna la vista. Vabbè, comunque, per quanto riguarda i diamanti, era già una cosa che si sentiva già nell'aria che ci sarebbe potuta essere una cosa, un avvicinamento simile, anche perché prodotti di un certo valore così inestimabile, diciamo, è giusto che vengano totalmente tracciati dall'inizio alla fine dei loro spostamenti. Bitcoin oggi ha fatto un meno 1 con 7.300 dollari, abbiamo una capitalizzazione di mercato di 328 miliardi con un 38% di Bitcoin dominance. Ethereum non riesce a salire oltre i 600 dollari, rimane sempre sotto con 589 dollari, con 1.21, Ripple 0.60, andiamo a vedere i top loser di oggi. Sono Stellar Lumen tra i primi 10 e i top gainer tra i primi 10 sono Tron. Andiamo a vedere invece in totale, diciamo che i top gainer è sempre Tron, perché tranne queste due criptovalute che sono troppo lontane da anche le low cap, l'altra è Ethereum Classic a 2%, però niente di che. Invece le top gainer e Dash, ah, le top loser sono Dash con un meno 4, però insomma non stiamo perdendo veramente tanto, anche se ha avuto un grosso calo da diciamo metà mese. Quindi ragazzi, questo è quanto per oggi e per il mercato delle criptovalute. Grazie per aver visto il video, vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale e di andare a visitare la mia pagina Facebook e il mio account Steemit, Davide.Vasco. Grazie per aver visto il video e al prossimo video. Ciao!